La Terra è sferica, la NASA ci fornisce immagini tutte computerizzate e voi credete alla palla. Lo sbarco sulla Luna è stato finto, abbiamo fatto degli studi di zetetica e noi siamo arrivati a questa conclusione. Qual è la forza di gravità? È una invenzione. La Terra è piatta, i giganti, il complotto, fino alla mia tendenziosa invasione di campo. Sta facendo una brutta figura, la stanno filmando. Oggi vi porterò in un viaggio mistico, finito male, nel sacro mondo del terrapiattismo. Salve, sono Mariolone Bubbarello, giornalista scientifico scettico. Benvenuti al Congresso Nazionale dei Terrapiattisti. Il prezzo d'ingresso sarebbe dovuto essere 20 euro. Ah, faccio, cazzo. Ma da buon pirata riesco ad intrufolarmi in sala. Vengo accolto da una sala gremita di gente. Ci saranno state almeno 15 persone, di cui 8 giornalisti. Tutti gli altri invece una volta entrato mi fanno gli occhiolini, mi lanciano segnali. Oh, sono tutti membri della ciurma. Inizio a pensare che stiamo davvero diventando come il Fight Club. La ciurma is everywhere. Non posso non apprezzare il fatto che i terrapiattisti non hanno badato a spese in termini di allestimento. Va che bello, eh. Ma subito le rivelazioni iniziano. Che facciamo, giornalisti? Che facciamo? Dobbiamo reagire, no? Il maestro ci mostra foto di emigranti, alludendo a qualcosa di non chiaro e raccontandoci che in realtà tutti i siriani sono bianchi, ma i poteri forti ce lo nascondono. No, no, adesso l'immigrazione, no, mescoliamo tutti i poveri, vedi Soros, chiaramente satanista. In qualche modo questa cosa è legata alla terra piatta, credo. Vabbè, sono tutti complottismi, stanno bene, eh. Purtroppo qualcuno in sala si pone delle domande. Eppure la notizia così passata, cioè, siriani che vengono... Sì, ma potrebbe averla scritta chiunque, qua non vediamo l'autore del post, è stato tagliato il nome. Non è per sentire l'autore. Ma perché potrei... La notizia è passata. Sì, ma potrei averlo scritto io, che sono una persona magari cattiva che voglio appunto mettere... Guarda che ci abbiamo anche la fonte forse. No, ma vorrei sapere chi ha la fonte, solo quello le chiedevo. Io per caso, non c'era io l'ho vista e l'ho fatta con il screenshot. Però ha tagliato il nome, è quello che mi lasciava un po'. No, così, così ce l'ho io, sul commento mi sembra su Facebook. Ah, ma era su Facebook, e allora... È sicuro una notizia vera, dai. Era su Facebook. No, era già senza nome. Ok. Non l'ho fatto io così. Era così come l'ho preso. Però i siriani sono bianchi. Però senza avere la fonte, capito, io posso fare un post in cui prendo una foto. Ma è palese che il pubblico in sala non è sulla stessa linea d'onda del nostro esperto. Per esempio, poi c'è un'altra cosa. Da stamattina ai Musei Vaticani è possibile vedere un corpo alieno. Non so se siete stati ai Musei Vaticani. Mi sembra... Sì, ma il Fatto Quotidiano, che è un sito che... Ma questa, ma sai, i carboni bagnati? No, ma io leggo il Fatto Quotidiano, che è un sito che fa comicità su notizie false volute. È come se lei mi dice che l'ERCIO manda una notizia vera. Le idee sono molte e confuse, ed in qualche modo arcano, tutte legate al terrapiattismo. Ma il Fatto Quotidiano, La Repubblica... Ah, queste cose le notate però. Strano, altre cose invece no. Strano. Ma io allora le spiego. Sì, io... queste cose le notate. E quando fai notare altre cose che la palla questa. No, io... Che magari era una provocazione la sua. Voi, sciocchi in sala, notate questi particolari sciocchi. E poi credete alla terra tonda. Scacco matto del maestro sulla platea di scettici. E subito riprende la situazione in pugno con una modestia toccante. Questa io che faccio relazione, io ho un modo mio di farla. Se vi va, sapete, vedete, però è geniale. Perché io sono non un genio, ma insomma, sono un genio. Tutti sono toccati da cotanta modestia. Altro che Einstein, altro che Hawking. Abbiamo Calogero! La sezione aurea la conosciamo cos'è, no? Porto 1, 1 a 6, diciamo, in un mobile, in una un qualunque struttura che abbiamo qua. È tutto fatto dal porto 1, 1 a 6. Attento! E da questo punto, per qualche ragione, dalla sezione aurea ci racconta di un fantomatico motore segreto ad energia infinita inventato da un tale Schauberg. Chi era Schauberg? Non lo so, maestro, non lo so! Non so manco come si scrive. L'ho cercato ovunque, su internet, anche sui siti complottari, pure sotto l'armadio. Nessuno lo conosce. Dove lo ha trovato? Chi è? Chi è questo qua? Maestro, illumini la mia ignoranza, maestro! Victor Schauberg era un boscaiolo
Ecco, non era un laureato. Per fortuna, diremmo noi. Per fortuna! Che schifo i laureati! E lui viveva molto pratico. Era incaricato di sorvegliare le acque dei fiumi. Eh sì, ma i sia se ne scappavano. Sono pazzarelle queste acque dei fiumi. Da qui deduceva che il fiume c'ha una propria vita, l'acqua c'ha una vita propria, diciamo. Poi lui cominciava a sospettarne qualcosa di veramente sensazionale. Da lì poi nasce il suo famoso motore. Questo motore è già montato su tutti gli aerei e solo lui, il maestro, lo ha notato. Cioè, come fai a dirlo? Io vivo, guarda caso, perché a volte il caso non è mai casuale, purtroppo, meno male, una zona di aeroporto e vedo atterrare e anche decollare aeroplani. Il maestro ci spiega che questi motori permettono agli aerei di decollare in verticale ed addirittura di fluttuare come degli UFO, capì? E per supportare le sue scoperte ci inizia a mostrare delle prove schiaccianti, dei video di YouTube. E vi assicuro che è vero, è tutto vero. Anche io ho trovato un video a riguardo. Qua scacco matto. E come fanno gli aerei ad atterrare se il motore ha energia infinita? Perché il problema non è più accelerare, è frenarle. Ci ha promesso delle prove fotografiche schiaccianti. Che adesso. E adesso le cerca. Aspetta, che mo le trova. E vabbè, tra una prova fotografica e l'altra ci vuole un po' di tempo, no? Oh, che alla fine tutte ste prove super segrete top secret nella stessa cartella, capì? Mica è semplice recuperarle. Ma mo le trova. 2 hours later. Ecco la prova fotografica schiacciante! La spengo attraverso questo meccanismo interno dove la fanno rompere apposta, perché qua davanti sembra tutto quanto è spezzata apposta. Quindi per atterrare sono costretti a scassare i motori in volo ogni singola volta. Altrimenti il motore infinito non si fermerebbe, capì? Tutto è finalmente chiaro. E finalmente mi è chiaro anche l'applauso all'atterraggio. Bravo! Bravo! 92 minuti di applausi! E quindi il terrapiattismo. Così, in qualche modo, non so. La mia confusione a questo punto è tangibile. Ma la colpa è mia, sono io che sono andato all'università. Ormai il mio cervello è corrotto. Ed è per questo che a questo punto non capisco il collegamento con l'uovo. L'uovo è combinato, è composto da due sfere. Quindi, ricapitolando, la Terra è piatta, ma l'uovo è sferico. Questo genera qualche fremito nella sala degli scettici. Vediamo l'uovo, ci abbiamo... No, che l'uovo è ovale, che sfera. Ovale per te cosa di ovale? È l'uovo, guardalo bene all'uovo. Lo scetticismo in sala manifesta un'indubbia ignoranza del pubblico. Infatti, okay. L'uovo di Colombo. C'è se fosse stato spesso. È composto da due circonferenze dove la circonferenza maggiore si mette nel percorso in quella minore senza rottura. Vi è chiaro il concetto? No. E quindi per via dell'uovo si arriva a dimostrare in qualche modo il movimento del sole. Cioè ha messo un uovo sul mondo piatto, ha disegnato delle ellissi e ha detto che questo spiega tutto. Ed anche che durante il solstizio invernale, a causa di questo, qualcosa di strano accade. Il muro di ghiaccio che circonda la Terra viene sciolto in un punto, rendendo raggiungibile una regione inesplorata chiamata Mar Ross. Questa parte di mare dove il sole si abbassa nel solstizio invernale, questa parte di mare famoso Mar Ross, che si stanno nascondendo questo qua. Io presumo che qui sia un passaggio, si apre quando il sole è in solstizio. Attenzione, Mar Ross, non Mar Rosso. Che sono due cose differenti. E quindi la proposta del maestro è di partire in missione per scoprire questa nuova zona e poi di regalare le terre ai presenti. Sto per diventare ricco, capì? Per qualche ragione la platea di scettici si pone ancora delle domande. Ma fatto congetture su cosa c'è? Ti sto dicendo, l'ipotesi, tu vai a prova, voi mi chiedi, che devo darti? Ascolta, vai a guardare, intanto io ti ho fatto uno studio, io c'è tanto di giochetti, c'è tutto un gioco di studio qua. Mai chiedere le prove al maestro, mai! Io ti ho fatto un'ipotesi basata su uno studio mio, personale, con dei dati. Tuttavia, io sono ignorante, e per via della mia ignoranza, mi vedo costretto ad esprimere
io stesso una perplessità. Io non ho capito una cosa, cosa c'entra l'uovo? Ho fatto... Siete in collaborazione voi due lì? Perché tu hai un allato? No, ti ho fatto una domanda che era interessata a Michele. Non l'hanno sentita e già sei interessata? No, perché l'ho sentita. No, io non ho capito. Qua, prima ancora fuori, eh? Ok, da parte. Non è una critica, è proprio... non ho capito cosa c'entra l'uovo. Davvero, è proprio... E questa è la domanda stupida, perché... No! Era una domanda stupida la mia! Che figuraccia! E c'entra l'uovo, è tutto quanto applicato perché la forma dell'uovo ti permette questo movimento perpetuum. Umiliato dal maestro ed ormai scoperto nella mia ignoranza, non mi resta che mestamente riconoscere i miei limiti cognitivi. Alla fine dell'intervento il maestro viene sommerso dai nostri commossi applausi scroscianti. Bravo, grazie! E da gamba tesa interviene un nuovo maestro che ci promette nuove strabilianti rivelazioni. Io voglio colpire proprio nel punto centrale, cioè voglio stimolare i professionisti. Allora, rifrazione è un punto su cui si basano gli oppositori di ciò che noi diciamo. E allora io mi sono detto, bisogna una volta per tutte stroncarli e invitarli eventualmente a contestare a livello matematico la cosa. Il punto è che le cose che si trovano oltre la curvatura della Terra non dovrebbero essere visibili. Ma succede che a volte queste si vedano. Quindi la Terra non è curva come ci dicono. Questa è la prova schiacciante che la Terra è piatta come una frittata di cipolle. E una volta che voi lo verificherete personalmente, diventerete voi stessi dei promotori di questa cosa. Ma vai! Finalmente una prova che possa comprendere. Finalmente anche uno scemo come me potrà capire. Dalla località di Gatto Corvino in Sicilia è possibile vedere l'isola di Malta. Com'è sta cosa, Ma Malta è oltre la curva, E come spiegano queste cose gli sporchi scienziati, Con la rifrazione. A causa della rifrazione della luce, che si manifesta quando la luce attraversa mezzi con diverso indice di rifrazione. Quindi per quanto riguarda l'aria, se c'è una variazione termica lungo il cammino ottico che ne fa variare la densità, eccetera, eccetera, la luce devia dal suo percorso e raggiunge il nostro occhio. Quindi vediamo cose che si trovano oltre la curvatura. Ma questo lo dice la scienza, E si sa, la scienza è corrotta. Noi dobbiamo assolutamente, non risulta visibile per il calcolo di curvatura. Questo è un altro esempio schiacciante che qui possiamo verificare noi in Sicilia, tranquillamente. La comunità scientifica dirà rifrazione della luce, ma il maestro ci promette la prova matematica che la rifrazione della luce è una bufala. Adesso farò velocemente questo calcolo per la rifrazione, perché così la finiamo una volta e per tutte. Questa opposizione che riguarda la rifrazione, vi farò vedere come è assolutamente insignificante. Scacco matto! Comunque ragazzi, c'è il borsello. Ma come faccio a prenderti sul serio se c'è il borsello, figlio mio? I parcheggiatori abusivi hanno il borsello. Si utilizza per il calcolo dell'indice di rifrazione, si utilizza l'equazione di Lorentz, normalmente. Ma dai, l'equazione, ma l'equazione di Lorentz si può tranquillamente sviluppare in serie. Il maestro si lancia in un calcolo matematico di cui sono sicuro che ne capisca pienamente le regole. Ma qualcosa di strano viene detto dal maestro. Io al classico non le ho fatte queste cose. Io non farò lo sviluppo in serie perché è una cosa un po' complicata. Posso farle notare che se non mette tutta la serie però il calcolo è impreciso e alla fine ottiene un risultato che non è riproducibile con la realtà. È approssimato, bisogna vedere di quando è l'approssimazione come si fa. È quello il discorso. Okay? Allora, il riferimento da cui ho preso questo calcolo approssimato è dal sito unina.it dell'Università di Napoli. Lo ha preso dal sito dell'Università di Napoli, dove in genere si riportano le formule semplificate per far fare gli esercizi agli studenti. Cioè, una cosa è l'esercizio, una cosa è calcolare, capito? La cosa non mi torna, tuttavia consapevole della mia ignoranza mi accingo ad ascoltare lo sviluppo del maestro. Questo è un libro Fisica per temi, Ugo Amaldi, viene utilizzato nei corsi di laboratorio delle scuole. Ma subito mi rendo conto che il maestro non ricorda la formula ed è costretto a ricopiarla usando un libro scolastico. Mi rendo conto che sarebbe sufficiente rubargli il libro dalle mani per sconfiggere il terrapiattismo internazionale. Ok, ed è la seguente. Dai. A 1 più K
cappa di lama. E qui il maestro si perde nei calcoli mentre nella sala cala la papagna, sbadigli, sofferenza. Per fare uno sviluppo in serie ci vuole mezzo pomeriggio. Anche perché non lo sai fare, quindi che cazzo ti dice? Ma sono degli ignoranti ed il maestro deve dimostrare di aver ragione, usando le stesse formule create dai poteri forti della scienza. Non scrivo le unità di misura per semplicità. Il mio disappunto aumenta. All'università si sarebbero un po' arrabbiati, ma noi non siamo all'università. Ma sono preso dalla loquacità del maestro e decido paziente di attendere il suo sviluppo. È uguale a 2,92. Questo è un elemento tabellato. Ma in che senso tabellato? È una variabile. Sono confuso, capito? La manipolazione subita da anni di matematica massonica universitaria mi impedisce di capire. 1000 chilogrammi al metro cubo, invece in questo caso... La spiegazione prosegue mentre in sala qualcuno inizia a martellarsi le ginocchia. Non è per la matematica che questa gente si è imbucata. Mi sto basando su quello che ci dice... la scienza ufficiale. Scienza con la I, ok. C'è chi la chiama così. Ma sono anche io che la chiamo così, maestro. La scienza. Anche perché è così che si scrive. Ad ogni modo è strano che per mostrare che la scienza abbia torto usino la scienza. Comunque, dopo 20 minuti di numeri scritti in modo alquanto lento ed assolutamente tabellato, lo considerate nelle tavole. La sala si rilassa, consapevole che la spiegazione sia terminata. A questo punto dobbiamo scrivere la legge di Snell. La gente in sala inizia a conficcarsi chiodi nelle gengive. Io me ne rendo conto che è un po' noioso. Ma voi farete una cosa con questo calcolo qui. Lo fotografate e ve lo fate validare e controllare da un professionista di vostra fiducia. Come si fa per l'agrimensura? Ehi, ma sono io un professionista di mia fiducia. Io ho studiato sta roba. Posso validargliela io, maestro? Assoldate un professionista sotto pagamento e vi fate fare questo calcolo e ve lo fate validare. Ma gliela valido io a gratis, maestro! E con rinnovato interesse mi metto a seguire la spiegazione. La lunga, lunga spiegazione del maestro, basata su ricopiare formule e dati da questo libro delle scuole. Sta semplificando ancora. Ci sono altri effetti non desiderati, ma lo faccio per accentuare la visibilità dell'effetto. La soluzione ai problemi del mondo è sempre stata lì, nella semplificazione, e nessuno lo sapeva. Semplificando le leggi della gravità, possiamo addirittura scoprire che tutti galleggiamo. Perché ce lo tengono nascosto, eh? 6.5 hours later. 1,000003 per sen teta 2. C'è una differenza di 3 milionesimi. 3 milionesimi! Insignificante è questo valore qui. Ed è qui che mi parte l'ignoranza. Calcolo di rifrazione. Posso fare un'opposizione? Visto che ha detto che così facciamo un dialogo. Io sono un chimico. C'è un problema, lei ha fatto troppe approssimazioni. Dovrebbe considerare la densità dell'aria, composizione dell'aria, tipo di elementi, quantità di acqua, quindi già l'umidità. È compreso questo nella e non può essere compreso là, perché cambia tra là e qua, c'è una differenza di enorme tra di umidità. Figuri a livello chimico mi beh, certo, certo. Si figuri nel mare, si figuri in differenza di terreno. Poi ha tagliato metà della formula, in tutte e due le formule. Alla fine l'approssimazione diventa enorme. Ma qua cosa ho tagliato in dettaglio? Venga, me lo dica. Ha tagliato tutte le, praticamente la serie della legge Inerzi. Venga qui, me lo dica. L'ha detto lei, ha tagliato tutta la serie di... Io l'ho validata secondo l'approssimazione. Ma si rende conto che lei ha usato però la formula che si usa a lezione per degli studenti che devono calcolare una cosa su un compito in classe, non di certo per la NASA? No, assolutamente, perché questo è quello che poi noi... utilizziamo per fare l'introduzione del laser all'interno della fibra ottica. Questi sono casi. Ma non si usa quello per la fibra ottica. L'ingegneria elettronica si utilizzano proprio per poi poter progettare i circuiti. Ma non si possono usare questi perché altrimenti non funziona. Soprattutto in quei casi c'è un ambiente controllato. È tutto controllato, è diverso da se fai i calcoli sulla Terra, in cui cambiando la zona cambia completamente tutta la condizione. Se lei cambia la temperatura, già cambia la densità. Cambia e lei l'umidità. Allora non ha guardato lo sviluppo? Eh no, ha tagliato qui tutto. Si tiene in considerazione la seconda temperatura. Ma lei ha cambiato tutto. No, un momento, se lei mi ha contestato la temperatura, ora deve no, rispondere no, no. Lei la temperatura, le sto dicendo, il cambio, il no, calcolo. No, no, ferma, sto parlando io. Ho ascoltato, ora rispondo, ok?
Lei mi ha contestato la temperatura. Ha detto solo c'è una differenza di temperatura. Ok? Allora, tutti i presenti adesso devono vedere che il suo è un intervento tendenzioso. Perché è tendenzioso? Perché è tendenzioso? Perché io qui ne ho tenuto conto. No, no, quello che sto dicendo io. Ferma, sto rispondendo all'altro suo collega troll. Troll. Vabbè, ragazzi. Dunque, no, ma me lo aspettavo questi interventi, me li aspettavo. No, no, ma lei ha detto che voleva un parere da chiedere da altri. Mi sono prego, permesso. Fammi finire, sì, gentilmente. Sì, sì. Ok? Allora, nel momento in cui il collega ingegnere mi contesta. Se io, chimico, ingegnere chimico... No, no, chimico, chimico. Ah, chimico proprio. Ci sono dei colleghi ingegneri chimici, pensavo fosse ingegnere chimico. Allora, nel momento in cui mi viene contestata la presenza, anzi l'assenza della temperatura, perché le sue parole non le avete detto sentito. Allora, momento. No, no, vabbè, fatelo finire. Allora, ogni presente si formerà la propria idea. Voi siete associati, mi sta bene, non è un problema. I presenti hanno sentito che mi ha detto che bisogna tenere in considerazione la temperatura. Okay? Ciao ragazzi, grazie per essere venuti. Bene, la temperatura viene tenuta in considerazione qui, in questo punto. Allora, è evidente che si è smascherato da solo. Mi sono smascherato da solo. Eh sì. Poi chiaro. Tutta la frase. Ho risposto. Se cambia la temperatura, cambia anche la densità. Non parlare della temperatura. Anzi, no, scusami, non ho capito. Il ragazzo ha detto se cambia temperatura, cambia anche la densità. Non ha detto che cambia anche la qualità ovvio. Dell'aria. Ma allora no, non leggi bene, perché questa è la densità Rho. Rho normalmente indica la densità. Ma quindi il numero da dove esce? Che densità ha usato? Cioè, la densità che viene riportata. Ma quella che densità è? Testo, utilizzato. Ma quello è il libro di fisica per i compiti degli elementari, non no, può usare. Uno alla volta. Allora, sulla temperatura io l'ho smentita, ok? Perché? Quello che lei dice deve stare attento adesso, perché verrà smentito per la seconda volta davanti a te. E sarei onorato. Prego. No, no, prego, faccia l'altra contestazione. No, stavo dicendo. Ma venga qui, si faccia vedere. Certo, come no. Allora, vado là. Bravo! Un applauso di talento! Il primo troll della storia che vediamo, finalmente. No, che primo troll? Io sono venuto qua perché ero curioso. In realtà sono un po' deluso, ero venuto qua per cambiare idea, però ho trovato queste cose. Allora, il discorso è, io non capisco bene, no? Lei ha usato questa. Questa è una variabile. Cambia completamente da qua, in Sicilia, in Puglia, dall'altra parte. Questo numero cambia. Questo numero cambia completamente in base all'altitudine. Questa non è una variabile, lei no, deve questa, leggere bene. Questa è una variabile. No, che dipende... questa è un numero che io ho calcolato, la variabile è lì, lassù la considera. Questo variabile. Numero che lei ha calcolato, l'ha calcolato facendo una considerazione del tipo di aria che stava considerando. Ma se lei cambia l'aria, cambia completamente anche questo. Perché lei ha preso il numero da un lei, libro. Mi scusi, ma lei è tendenzioso, le rispondo perché. Lei ha parlato 10 secondi, ora parlo 10 secondi. No, no, prego, ok? Cosa ha contestato? Ha detto che questa è la indicata ed è tutto registrato. Ha detto che questa è una variabile. Questa non è una variabile, questa è stata calcolata. Ma se la calcola... No, fammi finire. La variabile funziona okay. Dell'input. No, un troll alla volta. Uno solo. Allora, tutti troll. In questo caso, in questo caso, io non posso rispondere. No, no, ragazzi, fatelo parlare, è giusto. Uno alla volta, ok? Qui lui doveva indicare che è una variabile. Indicare lì. Ok? Non ha indicato la variabile. Ma lì, non qui più. È lo stesso numero, se è variabile qui. Bene, allora, io ho risposto. È stato firmato. Sono soddisfatto in realtà. Lì è variabile, qui è diventata una costante. No, è la stessa cosa, non può essere variabile qua e costante qua, è lo stesso numero. Se lei cambia questo, momento, questo. Fermati. Diciamolo in maniera più semplice, ok? Diciamolo in modo più semplice. Scusi. Dov'è la contestazione di merito? Però sta parlando. Sta perdendo la matematica, la chimica. No, è importante la matematica. Ho capito, ma noi abbiamo delle questioni reali, che ci delle domande reali che vediamo con i nostri occhi. Tipo, cioè, ogni giorno. Fa parte del conferenza. Allora. Ho capito, lei l'argomento è giusto, lo devo dimostrare scientificamente, ecco, giusto. Però per noi che siamo dei poveri così ignoranti, io voglio chiedere a lei delle cose essenziali. Per farmi
farmi capire. Bene, è giusto. Allora sì, dedichiamo può... 3 minuti a lui e 3 minuti a lei. Così allora, io faccio... lui ha il tempo limitato. È giusto, così. Io non, okay? voglio, non voglio prendere troppo tempo perché non volevo trollare, volevo soltanto... Albino, punta 3 minuti. Anche di meno, anche di meno. E volevo far notare che matematicamente, proprio matematicamente, se questo è un valore, è lo stesso qua. Cioè questo, questa quantità. Ma scusate, posso chiedere una cosa? La matematica è un'opinione? È un po', dipende. Uno alla volta, finiamo. Allora, se lei cambia queste variabili. Poi viene lei e parla con lei. Nonostante le approssimazioni, se lei cambia questi parametri, che dipendono dalle variabili che poi abbiamo considerato, cambia completamente anche questo numero. Cambia questo numero, cambia questo numero. È per quello, quindi questo numero. Ma perché non è ovvio che se cambio quelle di sopra cambia il risultato? E quindi come fa lei a calcolare quello usando un valore solo che ha trovato sul libro delle scuole elementari? Allora, faccia una cosa. Lei sta facendo una contestazione che non ha fondamento, sa perché? Perché? Perché in questo caso è evidente che qui c'è questo elemento da andare a inserire e quest'altro. Allora, ma io mi sono posto in questa temperatura e pressione e qui ho considerato le condizioni standard. Cosa mi contesta su questi elementi? Che è uscito il numero e tutti questi sono delle variabili. Quindi se mi cambia uno di questi... Questa non è una variabile, lei non ha studiato. Questa è una costante. Queste, le variabili è quando sono delle funzioni. Lei non ha studiato bene. Le variabili non sono le funzioni. Questa, ma lo vede che è un numero, è un numero tabellato, si chiamano costanti queste. No, il numero tabellato... Sta facendo una brutta figura, la stanno filmando. Scusate. Allora, questa è un'altra costante. Sì, ho capito. Tabellate, quindi perché lei dice che sono variabili? Di queste? Perché è tabellata sul libro delle scuole elementari, perché è differente esercizio. No, sul libro dei laboratori delle università e delle scuole superiori. Okay. Noi anche usiamo dei valori tabellati, ma non sono quelli che usano sempre, perché vanno bene per gli esercizi, per capire l'esercizio. Ma chi l'ha detto? Ma l'ottica mica sa se è un esercizio in laboratorio o se è una osservazione che lei fa a livello del mare. Ma cosa sta dicendo? È il concetto di modello. Ok, sì, ma scusami, ma cosa sta dicendo? Evidentemente io sono un chimico, non un ottico. Ed è un problema, lei ha studiato ottica nel suo corso? L'ho studiata ma poco. Noi l'abbiamo studiata tre esami, ho fatto solo 3 esami, ragazzi. Lei purtroppo, se mi chiama questa una variabile, è già fuori strada, mi dispiace, ha fatto una brutta figura. No, mi scuso con tutti. Pazienza. Va bene, 3 minuti ora al signore, che prego, vuole venire o restare lì qua. Posso fare una domanda? Torno mesto a posto, consapevole di essere solo un personaggio ingenuo e tendenzioso, un troll che non capisce che le variabili sono anche costanti, specialmente se tabellate. Se lo stanno massacrando, gli stanno facendo tante di quelle domande, tutti tendenziosi sono qua, ragazzi. Ha perso su questo punto. Gli zittisce dicendo non sai matematica. Lui ha risposto. Idolo. Ecco. Scusi, una considerazione. Giganti. Parliamo dei giganti. Giganti allora. Grande. Parliamo dei giganti. Ah, finalmente si parla di cose serie e basta con sti numeri che non ci capiamo niente, che noi siamo dei troll tendenziosi ignoranti semplici. Su applausi scroscianti arriva la superstar Albino, divenuto celebre dopo il servizio delle Iene. Quindi lui è un paleobiologo, però di professione fa l'agricoltore. Io sono un agricoltore della provincia di Brescia. Ma non per sminuire il nuovo maestro, anzi, questo per farci capire la sua destrezza nelle varie discipline naturalistiche. Io sono sicuro che la terra è piatta e quindi concentro le mie ricerche su qualcosa di più che mi interessa di più, perché era troppo bello che l'imbroglio a cui siamo stati sottoposti per secoli si limitasse alla terra piatta. Albino ha capito e trovato una teoria, la teoria che c'erano prima i giganti, e quindi adesso seguiremo la sua conferenza. Il suo intervento è un corollario di fotografie di cose grandi. È gigantesco, colossale. Oggi distrutte dall'evento catastrofico per eccellenza. Degradati a causa di un evento
che è successo in passato. Ovviamente si tratta del diluvio universale. Alla fine ve l'avrei detto, è il diluvio universale. Ma perché loro non vogliono che parli di esoterismo? I giganti erano intelligentissimi, ma avevano un piccolo difetto per la serie pentole coperte, non sapevano nuotare. Ecco, in effetti. Ecco come sono morti i giganti, adesso tutto torna, capì? Non c'erano le pinne. Satana invece vuol dire antagonista, e lui si chiama anche Semiase. Semiase è quello che è venuto giù, il capo degli angeli, che incrociandosi con le donne mignotte della terra ha creato i giganti che hanno costruito quelle cose. Ma voi adesso, quindi c'è anche questo, ci dovevi dire. Adesso sì che c'è. Adesso c'è. Però i giganti esistevano, eh? E per dimostrarcelo il maestro ci mostra per un'ora fotografie di cose grandi. È perfino più bestiale questo, è un complesso immenso. Albino di base sta dicendo, sta mostrando sempre da un'ora che sta mostrando fotografie di cose grosse. E dice, visto che questa cosa è grossa, è stata fatta dal gigante, perché è grossa, vedi questo? Sono tutti troll qua, ragazzi. Cioè lui fa vedere le immagini, dice guardate sono grosse, ci sono i giganti. E questo è un'ora. Mette una foto e dice vedete è grosso. E questo è grosso. E tu e che dici adesso? Questo è grosso. Ecco, aspetta. Enormi. Sono cose grandi, quindi ovviamente costruite dai giganti, no? Scacco matto agli scettici. No, no, in realtà mi sta convincendo. Cioè, è vero, perché c'è grosso. È grosso, scusa. Ma anche un garage è più grande delle persone. Sì, però noi siamo sicuri che il garage non ci entrano le persone, ma è per le comunque scacco matto, non importa, scacco matto. Lui ha risposto. Idolo Albino. Continua a passare davanti alle slide. Albi, se passi davanti alle slide non si vede niente, mannaggia. Deve essere semplicemente spiegato dal desiderio di opulenza dei potenti che hanno deciso di costruire ampi spazi e luminosi. Sì, che domanda stupida, proprio opulenza. Parla come mangio. Ti ha messo in riga. Aspetta, no, non interrompetemi che devo andare. Quelle sono cose che voi non sapete, quindi devo parlare io. Esatto, cazzo. Tutte queste. Non ridere che sta parlando Albino, per favore. Lui ha detto un sacco di cose che non sono legate insieme, però che giunge alla conclusione, quindi i giganti. E il libro di Albino che parla di giganti si chiama La teoria della terra piatta. Perché i giganti e la terra piatta sono praticamente direttamente collegati, capito? Ma avevamo le domande noi, mannaggia. E le domande? Anche se Albino è diventato il mio idolo assoluto. Io voglio comprarmi il libro di Albino, però. Ma vado a chiedere, posso comprarmi il libro? È la mia occasione per approcciare il maestro. Grazie mille, è stato molto interessante. Volevo chiedere se potevo comprare il libro. Sì, mi piacerebbe tantissimo averlo autografato. Ci vediamo con forza. Cosa fare? Ragazzi, ce l'ho qua tra le mani. Sto per acquistare il libro di Albino. Mio Dio, lo porto a casa con me. Lo tengo fianco al comodino, leggo tutte le sere. Con l'autografo. La dedica, a barba scura ovviamente. Ma stai scherzando? Questo è un pezzo di storia, lo terrò sempre nella mia... Dovunque vado me lo porto, lo giuro. Grazie mille, non vedo l'ora di leggerlo. 15. Parlo anche degli alieni, perché hanno inventato gli alieni così. Hanno inventato gli alieni? Ah. Non esistono gli UFO. No, gli alieni come demoni esistono. Come demoni? Così come hanno inventato l'universo infinito per allontanare Dio nello spazio e i mille anni per allontanare Gesù Cristo nel tempo. Albino si rivela una macchina teorizzatrice senza freni. No, tutti quegli acquedotti lì, ammesso siano acquedotti. La sua conferenza è finita, ma lui ha ancora un sacco di cose da dire. Non riusciamo a fermarlo. Questo qua è l'ufficio postale di Sydney. È talmente grosso che sembra stato costruito da giganti. I giganti loro hanno diviso il tempo perché il tempo non esiste, loro l'hanno diviso in ore. Guarda caso quelli di Notre Dame l'hanno appena distrutto, inscenando quei il petrolio ha la stessa densità e viscosità del sangue umano. Quindi, e sotto ci sta Lucifero, come dice la Bibbia, quindi per esempio chi sia il sangue di qui, il petrolio, preferisco non saperlo. Non è mai esistito il Medioevo. Cioè, mancherò. Scusate, questa è una rivelazione incredibile. Vabbè, basta,
c'è una quantità di... Capiamoci, io sarei potuto stare ore, ore ad ascoltare il maestro mentre mi svelava i segreti del mondo, dell'universo e tutto quanto. Però a un certo punto devi riconoscere la tua ignoranza e allora, insomma... Era troppo il cosmo di Albino per me, povero ignorante. Ecco, per fortuna ho comprato il suo libro, no? Come vedete, Albino Galuppini con la prefazione di Dino Tinelli. Cioè, è un libro bellissimo, adesso finalmente ho qualcosa da cui studiare e... comunque ragazzi, la dedica a Barbascura. Che uomo, che uomo. C'è tutto in questo libro, vedi? Ci sono pure, vedi, gli alieni, le prove degli alieni, che però non sono alieni, sono demoni. Ci sono i test, vedete? Sono stato adottato dagli UFO il test per scoprirlo. Cioè, questo è probabilmente il libro più bello che io abbia mai visto, incredibile. Guardate che capitoli. La congiura della terra piatta, ovvero il piano della setta Atlantidea. Cioè, tutto ciò è tutto in un unico libro, ragazzi, è bellissimo. Finalmente ho qualcosa da cui studiare e quindi tutte le mie lacune verranno colmate. Ora, parlando seriamente per un secondo, io... non sono molto felice per come sono andate le cose. Quando mi sono intrufolato in quel congresso, io pensavo di trovare una sala piena di terapeutisti. Quindi, capito, io pensavo anche di dover passare per uno di loro, altrimenti mi avrebbero scoperto. E invece no, no. Effettivamente i terapeutisti lì presenti erano loro tre, i tre che parlavano. Tutti gli altri no. C'era qualcun altro in prima fila che però si vergognava a parlare. A quanto mi hanno detto erano terapeutisti anche loro, però non hanno mai parlato, si vergognavano perché la situazione era abbastanza complessa. Cioè, praticamente i presenti erano tutti troll. Sì, davvero, cioè avevano ragione. Cioè, nel senso, avevano ragione questi terapeutisti. In sostanza, quelli lì presenti erano tutti giornalisti, più altri che erano entrati là per ridere, per prenderli per il culo. Tra l'altro, la maggior parte di quelli là erano pure membri della ciurma. Cioè, quando sono entrato mi hanno salutato tutti quanti, mi hanno fatto l'occhiolino e io ho detto: ok, wow. Sapevano che eravamo tendenziosi, ci hanno portato una terra piatta, così possiamo giocare. Ma siamo tutti della ciurma qua, gira rigira. Vabbè, com'è? Tranquillo, vieni. E uno ci rimane male, perché effettivamente i terapiatisti, ragazzi, non esistono. Non esistono. A parte il fatto, vabbè, meramente economico, noi siamo entrati senza pagare perché ci siamo intrufolati, siamo pirati, che cazzo. Però gli altri hanno pagato. Ognuno di loro ha pagato 20 euro. Ora, il secondo giorno, nel pomeriggio, quando sono entrato io, insomma, c'era meno persone, però mi hanno detto che nella mattinata i giornalisti in particolare hanno dovuto pagare, la sala era piena, il prezzo del biglietto era di 20 euro, fatevi due conti, secondo me questi qua... Però al di fuori di questa faccenda meramente economica, uno si rende conto, uno, che il terapeutismo non è un problema, ragazzi. Non è un problema. Cioè, quello era la conferenza nazionale dei terapeutisti. Ed erano quattro, capito? Tra l'altro, ogni volta che un oratore stava per iniziare a parlare, c'era quello che lo presentava che diceva una frase incredibile. Diceva una cosa del tipo: quanto sta per dire questo signore è una sua mera opinione, è una cosa che pensa lui e che ci andrà a spiegare. Cioè, del tipo, tutti quanti prendevano le distanze da quello che gli altri terapeutisti stavano andando a dire. Cioè, non so se avete capito, ma i terapeutisti prendono le distanze dagli altri terapeutisti. Cioè, alla fine, quel convegno era fatto da tre persone che avevano tre idee, che però probabilmente ognuna delle loro idee non era condivisa dagli altri. Cioè, capite che stronzata? È un po' come dire il terapeutismo è basato dall'idea di quel tizio là, dall'idea di quel tizio là e dall'idea di quell'altro tizio là, che non condividono tra di loro le idee. Quindi alla fine è l'idea di singoli? A cazzo di cazzo. Ah, comunque, scoop, Albino mi ha detto che l'Australia esiste, quindi non ci sto capendo proprio una massa. La situazione non mi piaceva e a un certo punto mi è iniziato a dar fastidio. Perché, essendo tutti là per ridere, si era creata un po' un'atmosfera del tipo animali nello zoo, praticamente. Cioè, erano lì a dire le loro cose, assurdità improponibili. Tra l'altro c'è un tizio, quello col cappellino, che aveva detto che era tutta colpa degli ebrei, quindi, per carità, magari. Però, capito, la situazione era quella. C'era loro che parlavano, tutti gli altri attorno a ridacchiare. Non è bello, mi puzzava un po' di bullismo sotto alcuni punti di vista. E vi dico francamente che se lo avessi saputo prima non ci sarei andato. Non ci sarei andato, perché io quello che volevo vedere era
la comunità dei terapeutisti, volevo vedere come si comportavano tra di loro, ma in realtà non c'è nessuna comunità, cavolo. Sono sicuro che ci sono altre realtà in cui casomai loro riescono a raggrupparsi in maggior numero, e ok, però ragazzi, questo polverone attorno ai terapeutisti è rinato dopo l'intervista di servizio delle Iene, che faceva ridere, per carità, però poi ti rendi conto che alla fine era tutto forzato. Cioè, è letteralmente come entrare in casa del pazzo di paese, piazzargli una videocamera davanti e lasciarlo parlare a ruota libera. Poi portare il servizio a casa, montarlo in maniera tale che sembri più scemo e dire che ci sono altri che la pensano come lui. E sì, magari sì, però non lo so, non è costruttivo, non... Cioè ragazzi, quello che voglio trasmettervi è che il terapeutismo non esiste, cioè sono delle persone ingenue, delle persone che invidio con una fantasia incredibile, delle persone che hanno visto la grande serie del mondo, il mondo, la vita, e non gli è piaciuta, l'hanno trovata banale, allora sono andati a ricercare all'interno di questa serie degli aspetti che non erano stati svelati e se la godono così, basta. Sono dei casi unici, rari, che secondo me andrebbero difesi addirittura. Non me la sento di girare il coltello nella piaga. Alla fine sono delle persone che hanno dei pensieri particolari, uniti dal grande complotto. Sono loro che hanno capito la verità del mondo e noi no, noi siamo schiavi del sistema e questo li fa stare bene. E basta, cioè per dire, non sono un problema come i Novax. Quindi ragazzi, se volete potete comprare il libro di Albino per documentarvi, specialmente perché non mi ha fatto la fattura. Albino. E per il resto basta, vorrei davvero abbracciarli tutti quanti, però io non posso, sono soltanto un povero troll tendenzioso e quindi che devo fare. Un salutazzo a tutti da Barba Scura.